คนผู้ลาวแอนหลวงพ่อบังarrivato a Bangkok, sto disperatamente cercando Lei Tzu. Ivan è il compagno del viaje. Ivan, dove siamo, quando sei arrivato e cosa stiamo facendo? In modo rapido. Stiamo bevendo una birra e siamo a Bangkok. Arrivato 10 minuti fa. Da dove? L'Italia. Ma la stazione dei bus di Mo Chi, la novità qual è? Che piove. Che piove, eh. Ma va? Oddio, tanto per piove, cambiare. Tanto per cambiare. E adesso andiamo ad Ayutthaya a fare una buffata di templi per poi proseguire sempre verso notte. Qualche impressione, Ivan? Vieni, avvicinati. Avvicinati e avvicinaci. Ecco. Qualche impressione. Oddio, che devo dire? Niente di particolare. Hai dormito stanotte? Sì, dai. Com'era il ventilatore? Piove. Abbiamo terminato questa giornata ad Ayutthaya con il poncho che ci ha salvato la vita. Tra un po' torneremo e mangeremo riso, pioggia, riso, pioggia. Allora, secondo giorno a Chiang Mai, stanno passando dei monaci. Abbiamo visto praticamente tutti i templi, che spaziano da quelli più moderni con delle splendide decorazioni a quelli più vecchi in tech. Siamo svegliati, anzi non ci siamo mai addormentati questa notte, la notte alla brace. Ci avviamo verso Yang Kong, vera natura e nell'aspetto più vero del viaggio, la frontiera per Laos. Alta tecnologia. Luang Nam Tha, la zona estrema nord del Laos. Abbiamo visitato i popoli indigeni. Noi alla domanda tuk tuk rispondiamo chi è? Folle corsa verso Udomsai, curve a più di 80 all'ora sul bagnato. Secondo me finiamo dentro una risaia. Un consiglio all'autista: vai piano! E noi diventeremo come loro, dei folli. Giornata battente di pioggia, ci troviamo a Luang Prabang, antica capitale dell'impero, e dovevamo iniziare con una visita ai templi, ma il monsone ci ha punito. Momento di relax questo prima della partenza per Bang Bieng. Doveva essere un tranquillo viaggio, si è staccata veramente un pezzo di montagna, c'è uno scavatore che sta tentando di rimuovere tutta la terra. Non devi pensare che può succedere qualcosa ed è successo. Stazione degli autobus di Bang Bieng, un posto da dimenticare, pieno di americani e di cazzate. Circa 4 ore di viaggio, sperando che la strada sia di
diciamo abbia meno di 100 buche per 10 metri. Credo un camion è andato a finire nel burrone, non so se si è preso dalla frana. Un saluto da questo bettolone di Vientiane, la capitale laotiana. Tra un po' prenderemo un notturno per andare a Hong Kong, che noi abbiamo ribattezzato King Kong, per le liane che ci saranno per arrivare. Vientiane, una città un po' anonima francese. Questa piccola imbarcazione che ci dovrà portare nell'isola di Hong Kong e staremo qui un paio di giorni. Non c'è turismo, cosa buona e giusta, non ci sono Yankee. Ora messo in moto il tizio impennerà come un pazzo. Il fatto che è un pochino instabile, quindi dovrei non finire in quest'acqua che sembra sporca, ma è sporca? Sperduti su quest'isola di Hong Kong. È la stagione dei monsoni e l'acqua si è un pochino alzata. Banani, palme e qualche abitazione del posto. Sotto viene utilizzata quando non c'è l'acqua come un ristoro. Piantagioni di riso sullo sfondo, qui piccoli. Ecco il riso. Molta natura e ancora un posto incontaminato. Intanto ci siamo rifugiati sotto questa specie di imbarcadero dei peperi pescherecci. Ma finalmente abbiamo preso un tuk tuk locale per arrivare al confine con altri due ragazzi tedeschi. A pochi metri la frontiera per la Cambogia, ci hanno salassato un fiorino ogni 10 metri, un dollaro per il controllo medico, uno per il timbro, un altro per chiudere il passaporto. È stato un pezzo della frontiera cambogiana. Abbiamo bucato, si è sentito un grande botto e ora stanno cambiando la ruota, c'è uno squarcio enorme. Alle mie spalle Angkor, abbiamo preso una bicicletta per arrivare fino qui. Ci sono dei templi Khmer, del periodo Khmer, quindi almeno per me è una novità. Degrado affascinante, spero che resti così e non ci siano opere di restauro, perché è veramente affascinante come sito.
Rayong, posto Rayong. Ho il gobbo che mi ha suggerito il mio assurdo thailandese. Difficile oggi domenica restare senza soldi, moneta locale a Rayong. Stanno caricando una moto sul bus. Nessuno parla inglese, ho cercato di orientarci per trovare una banca, Tanaka, non mi hanno mai capito, soltanto qualcuno. Stiamo aspettando un tuk-tuk collettivo che ci porti alla stazione degli autobus per Bangkok. La pieno della bolgia di Bangkok diretti a Baglampu. Intanto incrociamo il perenne ombrellino, sia che piova sia che c'è il sole. Il bello di questi mezzi è che ti becchi tutto lo smog. Anche se adesso non so se è meglio lo smog oppure sentire l'odore della mia maglietta. Nelle ore più calde qui dormono tutti. Il ventilatore. C'è una densità di 5 ventilatori per persona a Bangkok. Il 90% del viaggio è stato alimentato da un carburante chiamato Nudo. Medaglia d'oro a Laos, medaglia d'argento Cambogia, medaglia di bronzo Thailandia. I cani del sud-est asiatico, pelo cortissimo, sono simili a dei dingo. Sono o mansueti oppure altamente feroci, non hanno vie di mezzo. Ma toglimi una curiosità, tu hai fatto il tubing? hai acquistato la maglietta, ma tu l'hai acquistata la maglietta I love tubing? Eh? Certamente. Non è che ti ritroviamo domani sul Po, ti troverò sul Po a fare tubing. È l'ultima sera, Ivan. Brindiamo con quale birra, tanto che cambia? La Chang? Quella che ci ha accompagnato all'inizio, adesso ci saluta. Come on down to the dawn of the world. Let's take that path through the atmosphere and give 4,000 answers to all of your questions and maybe it will all become clear. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace, with the crowd in the palace. Let's roll with the light. Leave our coins behind, ride the waves through the ages, see unknown plays and stages, turn the engines on and drive right through the sand, yeah, down that long road until we reach the end. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. And our souls are like magnets that attract us like fragments floating in.